Buongiorno, oggi parliamo degli invisibili, cioè del popolo dei carcerati, spesso o troppo spesso dimenticato da Dio e dagli uomini. Solo il Papa, nell'ultimo periodo, Papa Bergoglio, ha cercato più di una volta di ricordare al mondo politico e alla civiltà moderna che esistono anche gli invisibili, i carcerati, i condannati all'ergastolo, i condannati a vita, i condannati a morte. E questa mattina tratteremo la vicenda dell'uomo nero che deve morire, cioè la vicenda di Roberto Coberterà, un detenuto in Italia. Il Papa Bergoglio, proprio in questi giorni, ha chiesto, parlando per la prima volta al Congresso degli Stati Uniti d'America, di abolire la pena di morte. Ha detto: proteggere e difendere la vita umana mi ha portato fin dall'inizio del mio ministero a sostenere a vari livelli l'abolizione globale della pena di morte. Sono convinto, dice Bergoglio, che questa sia la via migliore, dal momento che ogni vita è sacra. Così Papa Francesco davanti al Congresso statunitense. Ogni persona umana, ha specificato, è dotata di una inalienabile dignità e la società può solo beneficiare della riabilitazione di coloro che sono stati condannati per crimini. Quindi Papa Francesco condanna la pena di morte, condanna anche l'ergastolo. Ma Bergoglio si era già interessato di questo argomento e tant'è che aveva inviato una lettera al presidente della Commissione internazionale contro la pena di morte, ricordando che per lui la sentenza capitale è comunque sempre inammissibile. Lo aveva già fatto nel marzo del 2014. E 15. Uccidere chi ha ucciso è un castigo incomparabilmente maggiore del delitto stesso, aveva detto Bergoglio. L'assassinio, secondo una sentenza, è più spaventoso che l'omicidio commesso da un criminale. La pena di morte non rende giustizia alle vittime, ma incoraggia la vendetta e non esiste un modo umano per uccidere. Quindi Bergoglio ha ancora una volta parlato anche dell'ergastolo, così come dice tutte le condanne che per la loro durata rendono impossibile per il condannato progettare un futuro può essere considerata una pena di morte nascosta, così ha detto il Papa, perché non si priva la persona sola della sua libertà, ma la si priva anche della speranza. Secondo il Papa, lo Stato non uccide solo quando applica la pena di morte, ma anche quando porta la sua gente a fare la guerra, quando fa esecuzioni extragiudiziali o sommarie e può uccidere anche per omissione, quando non garantisce al suo popolo l'accesso ai beni essenziali per vivere. E noi vogliamo anche ricordare, soprattutto ai politici che sono distratti o in tutt'altre faccende, affaccendati, che proprio il Papa Bergoglio chiede, o ha già chiesto, per il Giubileo una grande amnistia, quantomeno in Italia. E l'ho chiesto anche per i corrotti, ma su questa vicenda si sono scatenate anche le polemiche.
ricordiamo Salvini, il quale dice: io penso invece alle vittime, non ai carcerati. Ma andiamo a vedere la questione dell'uomo nero che deve morire. Il nero che deve morire, che si chiama Roberto Cobertera, un detenuto di 50 anni di colore, originario di Santo Domingo. Roberto è stato condannato alla pena all'ergastolo dalla Corte di Assise di Varese per concorso in omicidio. Quest'uomo è stato anche condannato alla pena di 8 anni di reclusione per spaccio di stupefacenti. Roberto, l'uomo nero, in primo grado è stato condannato alla pena di 24 anni e poi nel processo d'appello addirittura alla pena dell'ergastolo. Decisivo per la sua condanna l'atteggiamento del suo coimputato, che in fase di appello ha scaricato le colpe proprio su Roberto, per poi, dopo mesi, ritrattare tutto e dichiarare anche per iscritto che Roberto non c'entra nulla con l'omicidio per cui è stato condannato. Quindi utilizziamo il caso dell'uomo nero, di un uomo accusato ingiustamente, almeno delle stesse dichiarazioni di chi lo stava accusando, e quindi condannato ingiustamente all'ergastolo. Come lui ce ne stanno tanti, e non solo all'ergastolo. Roberto è chiuso ora dentro una cella angusta a scontare una ingiusta pena, ma lui ha una moglie che abita in Spagna, con la quale ha avuto 2 meravigliose bambine, ma non ha la possibilità di vedere spesso la sua famiglia. L'unico modo di farsi sentire è quella di un'esigua possibilità che viene data ai detenuti per comunicare direttamente con i familiari. La più piccola delle sue 2 figlie però lo rimprovera, cioè quella telefonata di pochi minuti che può fare di 10 minuti a settimana alla famiglia. E qui la bimba più piccola che nelle telefonate lo rimprovera duramente perché parla poco con lei. Questo è l'aggravio di pena che colpisce tanto Roberto quanto tutti quei detenuti così fortemente limitati nel comunicare direttamente con i propri cari. Ora Roberto si dichiara innocente del reato di omicidio, ma accetta la responsabilità del traffico di stupefacenti. Ora non siamo i soli a essere convinti che Roberto abbia ragione. Succede non tanto raramente che delle persone siano detenute ingiustamente per danni o per anni dietro le sbarre e poi, se usciranno, ci si limiterà poi a chiedere scusa, a dire ci siamo sbagliati. E su questo vogliamo ricordare il caso di Omar nell'omicidio di Ilaria Alpi, il caso Gullotta e tantissimi altri innocenti che scontano una pena ingiusta. Quindi pensiamo che tanti dovranno avere la coscienza di questo uomo nero e delle sue bambine, dovranno averle sulla loro coscienza. Quindi il nero deve morire. Spero che qualcuno risponda, che qualcuno aiuti ad arrivare alla verità. Una condanna all'ergastolo da colpevole è una pena terribile, ma se la si sconta da innocente è un orrore, una pena di morte viva e prolungata in eterno. Quindi a questo punto Carmelo Musumeci, che è un altro detenuto all'ergastolo, dice: non mi resta che rivolgermi a Dio, al Dio in cui lui crede, per chiedergli di fare qualche cosa affinché questo Roberto non muoia lontano dalla sua terra, dai suoi cari, in una schifosa cella delle nostre civili e democratiche galere. Ma chi è quest'altro uomo che scrive e che da tempo
sta portando avanti una battaglia contro queste ingiustizie. Carmelo Musumeci è del 1975, nasce in provincia di Catania, ma viene condannato all'ergastolo, si trova ora nel carcere di Padova, dove è entrato con la licenza elementare, mentre però era all'asinare il regime di 41 bis, ha ripreso gli studi e da autodidatta ha terminato le scuole superiori e nel 2005 si è laureato in giurisprudenza con una tesi in sociologia del diritto dal titolo Vivere l'ergastolo. E a questo punto, visto che Roberto Corbetera sta continuando appunto lo sciopero della fame, quindi vuole a questo punto morire, spesso viene alimentato con la forza, c'è solo un appello fra le sbarre a Gesù per Roberto Corbetera, cioè per questo uomo nero. Una lettera che Carmelo Musumeci scrive a Gesù. Leggiamola. Gesù, lo so, tutti ti tirano per la giacchetta e spero che non me ne vorrai se questa volta ti chiedo qualcosa anche io. Non l'ho mai fatto, a parte quella volta che da bambino in collegio un prete mi aveva raccontato la storia di un bambino che parlava con te. Ti ricordi? Si chiamava Marcellino, era un trovatello e i frati si erano presi cura di lui. Un giorno Marcellino aveva trovato nel solaio del convento un grande crocefisso con te inchiodato sopra. Lui iniziò a parlarti e tu a rispondergli. Marcellino iniziò a portarti un po' di pane e vino e per questo in seguito i frati chiamarono quel bambino Marcellino Pane e Vino. La storia finiva bene, bene per modo di dire, a seconda dei punti di vista. Marcellino si era gravemente ammalato ed era morto. E tu te lo eri portato in cielo. Anch'io volevo che la mia storia finisse bene. E dopo un paio di giorni che avevo ascoltato questo racconto, ero andato in chiesa di nascosto per parlare con te. E tu, come al solito, stavi inchiodato in un grosso crocefisso di legno, con la testa inclinata da un lato. Chissà perché non cambi mai posizione. Ti avevo parlato guardandoti negli occhi, ti avevo domandato cosa dovevo fare nella vita, se c'era differenza fra morire e vivere. Poi avevo pianto davanti a te per essere nato già diverso dagli altri bambini. Avevo pianto per i sogni che avevo diversi dagli altri bambini. Avevo pianto per essere nato grande. Avevo pianto per essere nato senza amore intorno a me. Avevo pianto per essere nato grande, avevo pianto perché immaginavo che un giorno sarei diventato quello che non avrei voluto. E avevo pianto per la vita che non avrei mai voluto. Avevo pianto perché non riuscivo a smettere di piangere. Ti avevo pure confidato che ero solo al mondo, solo come un cane, e che nessuno mi aveva mi veniva a trovare quando ero in collegio. Ti ricordi? Ti avevo chiesto se mi prestavi tua madre e se mi facevi giocare con gli angeli, perché su questa terra nessuno giocava con me. Ti avevo chiesto anche se facevi morire anche me e se mi portavi in cielo con te come avevi fatto con Marcellino. Adesso non fare finta di non ricordare. Una volta ero persino salito su una sedia per arrivare fino a te e per baciarti la fronte e per dirti in un orecchio ti voglio bene. Un'altra volta ti avevo toccato la corona di spine che avevi in testa e cercai persino di togliertela. Tu però continuasti a non rispondermi.
non mi parlasti mai, neppure quando per arruffianarti ti portai un po' di pane e un po' di vino che avevo rubato nella dispensa dei preti. Adesso non è che te lo voglio, dice, rinfacciare, ma si potrebbe dire che il primo furto l'ho fatto proprio per te, Signore. Eppure tu continui a non rispondermi, neppure quella volta quando ti abbracciai e quando ti pregai di farmi morire come avevi fatto con Marcellino Pane e Vino, perché a quell'età non volevo e non vedevo nessuna differenza tra vivere e morire. A quel tempo qualche preghiera te la facevo, ma non c'è stato nulla da fare perché non mi hai mai lo stesso risposto. E mentre quel fortunato di Marcellino Pane e Vino te lo eri portato in cielo, a me mi avevi lasciato in questo cazzo di mondo. Per questo ho smesso di parlarti, perché mi sembrava di parlare con un muro. Adesso però, se farai qualcosa per Roberto, per questo uomo nero che sta in galera, che nel carcere di Padova si sta lasciando morire di fame perché è stato condannato alla pena dell'ergastolo, o come la chiama Papa Francesco, alla pena di morte nascosta, per un delitto che non ha commesso, sono disposto a fare la pace e parlarti di nuovo. Lo so che gli uomini non danno retta neppure a te, ma tu però puoi fare i miracoli. E allora che aspetti? Farne uno per Roberto, per dargli una mano a dimostrare la sua innocenza e per salvargli la vita. Se lo farai, ti vorrò di nuovo bene, lo so, è un ricatto, ma me l'hai insegnato tu, che in amore tutto è permesso. Se ti sei fatto mettere in croce per gli umani, lo puoi fare anche questo. Un sorriso tra le sbarre. Questa è la lettera che Carmelo Musumeci scrive appunto a Gesù per invitarlo a intercedere, a fare questo miracolo. Come vedete, gli esseri umani, no, morale di questo editoriale: gli uomini fanno finta di non sentire, nonostante gli appelli del Papa, per esempio, gli appelli lanciati dal Congresso degli Stati Uniti d'America. E soprattutto è grave che uno Stato si comporti peggio di chi ha commesso il peggiore dei delitti. Buona giornata.